Mentre Tortona, che ha fatto una bellissima partita, ha giocato bene in attacco, con una buonissima separazione di palla, cosa che noi non siamo stati in grado di fare, però la pecca maggiore, come la partita domenica di Pavia, sono le scelte difensive, le cose difensive che non abbiamo fatto anche oggi, quello che avevamo preparato, quindi assumo responsabilità, però anche nel momento del nostro maggior sforzo c'è sempre mancato qualcosa, o una rotazione in più, o un sicuramente in più, un taglio fuori in più per poter correre. Infatti i primi due quarti abbiamo subito 20 rimbalzi a 12, non siamo mai riusciti a correre, loro sono stati aggressivi nell'andare al rimbalzo offensivo e poi chiaramente la loro alta percentuale da tre punti è frutto anche di buone costruzioni, però anche di fiducia e sicurezza per come si è messa la partita, cioè un conto è tirare punto a punto, un conto è tirare più 10, dopo ti viene, noi ci viene l'ansia di recuperare 10 punti in un minuto, ma invece bisogna continuare a fare le cose partendo dalla difesa, evidentemente non abbiamo fatto, quindi nessuna responsabilità della prestazione difensiva e di conseguenza anche del cattivo gioco offensivo, perché se difendiamo male noi comunque non riusciamo a correre e limitiamo un po' il nostro potenziale offensivo. Adesso in questo momento Tortona ha dimostrato sul campo di essere più forte, di essere superiore, e ne prendiamo atto. Poi se ci sono domande. Una delle cose che più è risalto, diciamo così, in queste ultime partite non positive, che magari rispetto a tante partite che facciamo di andata, c'è un dislivello a una rimbalza. C'è una spiegazione, ma magari specificamente il fatto di affrontare squadre come Tortona e Pavia, che sono ben... Pavia e Tortona sono ben strutturate, però secondo me c'è un atteggiamento, non è? Perché comunque anche nelle due gare d'andata rimbalzano tutte le squadre, non è che abbiamo subito in questa maniera. Non penso, è un problema proprio di attenzione, perché chiaramente avendo scelto di provare a chiudere l'area o di raddoppiare contro i loro lunghi, loro sono stati bravi a circolare la palla, noi non abbiamo sporcato i passaggi, nel senso che abbiamo preso sempre passaggi forti, mai lenti. Quando abbiamo preso passaggi lenti è mancata l'ultima rotazione. Quando abbiamo fatto bene anche l'ultima rotazione è mancato il taglio fuori. Che comunque, facendo questa scelta, alla fine il taglio fuori viene fatto da un piccolo contro un lungo avversario, facendo un raddoppio e una rotazione. Di conseguenza siamo mancati in queste cose qui, però non bisogna mai mollare dal punto di vista dell'atteggiamento, invece non abbiamo mollato, questa è la cosa più preoccupante secondo me. E comunque, anche se in questo momento magari Tortona può essere superiore, non dobbiamo prendere 20 in casa, dobbiamo lottare, magari lavorare, prendere 6-7, insomma lottare di più, non arrendersi praticamente a dietro della fine. Non ho avuto coraggio a fare la zona perché erano molto, vedevo giocatori molto sicuri, molto tranquilli di là, quindi non mi sono tanto fidato. Poi con la zona c'è il controllo dei rimbalzi, che è stato forse il problema principale, che chiaramente se non prendiamo rimbalzi in difesa facciamo fatica a correre e quindi a trovare canestri in campo aperto per scioglierci un po', per prendere ritmo, attaccare sempre le difese schierate, poi magari anche non con tanta intensità. Alla fine si paga, perché così abbiamo fatto 61 punti. E poi dopo subentra anche il nervosismo, tipo che perdi sicurezza, sbagli anche delle conclusioni, hai paura di tirare, rinuncia un tiro, sbagli un tiro facile, fai un passaggio in più quando dovresti tirare. Insomma, subentrano tutti quei meccanismi che ti portano dopo a essere come se la palla scottasse nelle mani.